Allora, per prima cosa devo dire che mi sto ancora riprendendo da un evento sconcertante che mi è capitato qualche giorno fa, perché una mia amica è fidanzata con un tipo di Brescia e quindi stavamo parlando delle differenze lessicali. E la cosa più allucinante che ho scoperto è che in Italia, a quanto pare, la gente dice salvietta o salviettone per il telo che usa al mare, che se voi andate in Sardegna e chiedete un salviettone, la gente vi guarda come se foste appena apparsi così dal nulla, vi siate materializzati. Poi, vabbè, ovviamente voi dite un paio, intendete davvero due, quindi siete strani. Comunque, il video è su William Bonac perché, tra tutti quelli, il Mister Olympia, secondo me, è l'unico che può avere un po' di possibilità di battere Philippe, togliendo dall'equazione un Big Ramy che comunque è difficile che arrivi definito. Quindi diciamo, un Big Ramy definito è pieno dei muscoli, può battere Philippe, però il discorso è sempre lo stesso, non voglio ribadirlo. William Bonac viene da un anno in cui ha fatto degli ottimi progressi, è arrivato terzo al Mister Olympia, alcuni me compreso adesso pensano o pensavano che potesse arrivare secondo davanti a Big Ramy, e con degli standard, dei parametri di valutazione bodybuilding, chiaramente ci stava perché era più definito, più separazione, un posing migliore, quindi ci stava. E poi anche nelle scoring card, quindi nelle valutazioni dei giudici, lui era davanti a Big Ramy nei pre-judging, quindi è stata una decisione molto molto vicina tra i due. E poi, diciamo, è arrivato terzo al Mister Olympia, secondo, anzi primo all'Arnold Classic più importante, secondo all'Arnold Classic Australia, che ha vinto Big Ramy, eh sì, Big Ramy, Riley Winkler, e poi comunque ha fatto un ottimo off-season. Adesso nelle foto che sta postando, anche da un mesetto, era già abbastanza definito, già abbastanza pieno con i muscoli, si vede che è molto più grosso. E in alcuni video forse anche troppo grosso per essere così basso, perché è un fisico che nella 212 andrebbe benissimo, nell'open class un po' meno, perché è un po' più basso e quindi per competere con gli altri deve mettere molti muscoli. E devo dire che l'anno scorso era molto buono. Quest'anno in alcuni video sembra che la vita si sia allargata un po', e quindi già così basso non ha un bel V-taper, quindi quella forma a triangolo rovesciato che va dalla vita stretta alle spalle larghe. E il fatto di essere così muscoloso gli toglie un po' di esteticità. E alcune pose a volte non gli riescono bene, tipo il frontal bicep per questo motivo, o il front lat spread, perché comunque ha delle braccia molto grosse che coprono un po' i dorsali. Però sulla carta è l'unico che si può avvicinare a Philippe. Poi io penso che Philippe vincerà anche quest'anno. Però è interessante vedere come stiano facendo delle cose opposte i due. Philippe ha proprio annunciato qualche giorno fa che sarà un po' meno grosso quest'anno il Mister Olympia, e secondo me porterà un bel fisico. Probabilmente gli hanno rotto così tanto le palle per questioni di stomaco disteso e esteticità, questo e quello, che la sua forma migliore era quella del 2011, che era molto molto completa, e quindi secondo me sta cercando di portare un po' la sua vecchia condizione, il suo vecchio fisico, a discapito della massa. Invece Bonac mi sembra che quest'anno sia molto più grosso rispetto all'anno scorso, quindi sta facendo un ragionamento opposto. Poi Big Ramy non lo so, vedremo come sarà. Però se ci guardiamo alcune foto, qui ne ho messo un paio proprio due, sono stato bravo. Sono due back double bicep, uno con Phil Big Ramy e uno con Phil William Bonac. Se li guardiamo, certo, diciamo Big Ramy è enorme, ha un grosso potenziale, però se guardiamo attentamente la parte inferiore del corpo, le gambe, vedete come Big Ramy non ha dei glutei ben definiti, non ci sono dettagli nelle gambe. E queste sono cose importanti, sono queste le cose che fanno vincere un bodybuilder, che gli fanno lo fanno andare avanti nella sua carriera. L'ha detto anche Philippe in un'intervista qualche giorno fa. Sono i dettagli, la maturità muscolare, tutte queste piccole cose. Non è solo essere grosso e avere
delle pose perfette, perché comunque ogni bodybuilder ha dei punti deboli. E invece se guardiamo quella di William Bonac e Phil, vediamo che pur essendo Phil superiore perché ha anche delle striature sul culo notevoli, Bonac si difende bene perché ha dei dettagli non da sottovalutare nelle gambe. Poi certo Phil è superiore, lo fanno vincere anche queste cose qua, definizione, dettagli, poi ovviamente le pose bestiali che c'ha, tipo la Most Muscular, il back double bicep, il back lat spread, il side tricep, che secondo me sono le sue pose migliori. Però anche e soprattutto questi dettagli che ben pochi hanno, e ce li hanno quelli che gareggiano molto più tempo, magari un Dexter Jackson e pochi altri, quelli che azzeccano la condizione, la definizione, si intende, e poi fanno vedere tutte queste cose che gli altri non hanno. Un Big Ramy non ha tutti questi dettagli, è enorme, non è definito, probabilmente anche se fosse definito non avrebbe tutti questi dettagli, e questo è quanto. Quindi dubito che Big Ramy possa battere Philippe. Spero che Bonac arrivi secondo perché non credo che sia in grado di battere Phil. Quindi mi farebbe piacere vederlo secondo al posto di un Big Ramy che è pompato alle stelle esclusivamente perché è enorme. E se vi ricordate quel posing video che avevo postato qualche settimana fa, faceva molta fatica a mantenere le pose, era enorme come sempre, però non era di sicuro definito quanto Bonac, che ormai ha fatto una preparazione molto molto buona ed era già un buon punto della preparazione già il mese scorso, quindi tifo per Bonac per il secondo posto. Ciao.